Buongiorno ragazze e benvenute a un'altra lezione della Girl Class a casa. Oggi avremo ben tre lavori, un primo lavoro da 10 minuti, IMOM, quindi ad intervalli di un minuto. Dovremo fare il primo minuto 10 ripetizioni di hip thrust con dumbbell o kettlebell e banda elastica, che attualmente non ho, quindi utilizzerò solo una kettlebell. Hip thrust si esegue con un sostegno, appoggio le spalle, piedi larghi, scendo col sedere e spingo in alto. Nel secondo minuto dovremo fare bend over raises con due manubri, o in questo caso due bottiglie, io ce le ho addirittura vuote, voi usate le piene. Da qua vado ad aprire le braccia semitese. Ok, secondo lavoro, volume accumulation 10 minuti, cosa vuol dire? È come se fosse un unwrap, più round possibile nei 10 minuti, ma la qualità viene prima, quindi non devo fare velocemente più giri nei 10 minuti, ma con tutta calma eseguo i miei esercizi e appena ho finito ricomincio. È indefinito il numero di round che eseguirete nei 10 minuti. Dovremo fare plio step up, 10 rep. Cosa sono? Con un sostegno salgo e non ritorno a terra con entrambi i piedi. Ne farò 5 per gamba. Secondo esercizio, table pull up, che purtroppo io non posso mostrarvi. Se qualcuno riesce può fare delle trazioni, oppure 12 ripetizioni di high pull. Con la kettlebell e ultimo esercizio, 8 ripetizioni di one leg Romanian deadlift. Bene, questi tre esercizi nei 10 minuti. Ultimo lavoro, 3 round. 4 time, 10 minuti di tempo, nel quale dovremo fare 120 salti singoli con la corda, che non ho, e per voi, cioè per chi come me non ha la corda, 100 jumping jack. Dopodiché 10 devil press, se avete due manubri lo fate doppio, se avete una kettlebell o un manubrio solo lo fate alternato. Ripetizioni di mountain climbers a due piedi, dumbbell reverse lunges, quindi dumbbell o kettlebell in mano, affondi all'indietro, venti ripetizioni, quindi 10 per gamba. E 25 jumping jack ancora. Per chi come me ha fatto i jumping jack all'inizio, farà dello skip. 25 ripetizioni.